Siamo qua con Vincenzo Spadafora, sempre ai We Free Days. Vincenzo è garante per l'infanzia. Ci spieghi esattamente cosa significa essere garanti per l'infanzia? È una figura che il Parlamento ha istituito 2 anni fa e che deve occuparsi di tutti i bambini e gli adolescenti fino ai 18 anni, soprattutto proponendo al Parlamento e al Governo iniziative concrete per loro, ma anche riuscendo a coinvolgere direttamente i ragazzi. Ed ecco perché oggi siamo anche a San Patrignano, perché qui ci sono tantissimi ragazzi, sia quelli che sono stabilmente qui, ma anche che arrivano per conoscere questa realtà, e quindi a noi interessa stare con loro, conoscere le loro opinioni, confrontarci con loro. Qui a San Patrignano ovviamente si parla anche di dipendenza, ma di dipendenza non solo da sostanze, chiamiamole, psicotiche, ma anche dipendenza delle nuove dipendenze, che possono essere dipendenza dal web, dipendenza dal gioco. Riguardo al gioco, che è un aspetto particolarmente interessante di cui si inizia a parlare ma non si sa ancora così tanto, che tipo di prevenzione pensi si possa fare? Ma sicuramente parlando dei ragazzi e coinvolgendo le scuole. I dati sono abbastanza allarmanti, perché secondo alcuni dati lo scorso anno il 65% degli studenti italiani ha in qualche modo avuto occasione di giocare come gioco d'azzardo, ma di questi purtroppo il 35% anche in modo continuativo. Quindi sta diventando secondo me davvero un'epidemia sociale, e soprattutto bisogna stare attenti, perché in tante regioni del nostro paese i giochi d'azzardo sono gestiti dalla criminalità. Quindi bisogna assolutamente fare attenzione. Questa può essere uno di quei problemi di cui nei prossimi anni, se oggi non prendiamo i provvedimenti dovuti, potremmo, insomma, pentirci amaramente. Gioco d'azzardo in alcune località gestito principalmente dalla criminalità, ma anche la seconda o la terza sorgente di introiti per lo Stato. Sono i grandi paradossi che esistono nel nostro paese. Non a caso appunto anche nell'ultima legge di stabilità sono state previste ulteriori e nuove licenze. Sì, il problema è cercare di trovare un equilibrio, perché chiaramente queste siano risorse dello Stato, lo sappiamo tutti, però il fatto che vengano istituite a pochi metri dalle scuole, o comunque non ci sia un controllo vero per vietare ai ragazzi soprattutto un certo tipo di giochi, questo non è possibile, non è ammissibile. Quindi io credo che il governo dovrebbe, sebbene diciamo pensare alle casse dello Stato, ma tutelare innanzitutto gli adolescenti. Cosa pensi, parlando di nuovo appunto di tutela degli adolescenti, del fatto che molte delle pubblicità che appunto pubblicizzano le varie modalità attraverso le quali si può giocare d'azzardo vengano anche mandate in onda in fascia protetta per i bambini? Ah, fossero solo quelle. In realtà sono tantissime le pubblicità che vengono mandate in fascia protetta e che non dovrebbero essere mandate. La notizia positiva è che qualche giorno fa si è insediato un comitato medie e minori, voluto appunto dal governo, e speriamo che questo comitato riesca davvero a fermare tutte quelle indecenze che spesso in televisione vengono mandate in onda contro ogni rispetto della tutela dei bambini e degli adolescenti.